Sono Kiki e vi do il benvenuto sul canale. Nel video di oggi riprendiamo la serie dedicata a Masters of the Universe con la miniatura di King Ghis. In descrizione vi lascio il link ai capitoli precedenti dedicati a He-Man e Skeletor in caso voleste recuperarli. Lì parlavamo meglio della base ad aerografo che realizziamo uguale anche qui. Quindi, dopo aver lavato, sgrassato e asciugato bene la miniatura, utilizziamo un primer nero per la base. Ad aerografo l'applicazione è uniforme e leggera, ma lo stesso si può fare a pennello, avendo cura sempre di usarne uno non pregiato. Una volta asciutta la base con primer grigio o colore acrilico grigio, tiriamo fuori i volumi, tenendo il getto a 45 gradi rispetto alla figura, lasciando un lato però più scuro. Infine, con il bianco illuminiamo ed estremizziamo quello rivolto verso il bastone e lo sguardo del personaggio. In questo modo avremo i volumi molto leggibili e delle zone chiare su cui riusciremo ad applicare anche i colori più chiari. Proprio per sfruttare questa base possiamo usare colori come gli Scale Color Artist, che diluiti diventano come dei filtri di colore, oppure degli acrilici di un'altra marca per miniature ma usati più alleggeriti. Partiamo quindi con un verde chiaro e con un pennello grande e morbido lasciamo che il colore ravvivi tutte le parti più chiare del corpo di King Ghis. Non ci preoccupiamo troppo se sforiamo in altre zone, dato che sarà comunque facile coprire le sbavature dopo. Passiamo quindi ad un verde più scuro da applicare nelle aree lasciate scure prima. Se lavoriamo abbastanza in fretta, possiamo farlo quando il colore è ancora bagnato e sfumarli velocemente tra loro con il wet blending. Al contrario, per l'estremità del bastone, creiamo un mix ancora più chiaro, con verde e giallo o come in questo caso con verde lime. Sul serpente e il resto del bastone, creiamo poi un gradiente con i verdi disponibili, per indirizzare lo sguardo verso la parte più luminosa. Se necessario, intensifichiamo i colori nelle ombre e lasciamo asciugare. Passiamo quindi ad un rosso acceso e brillante per il costume, soprattutto per la parte in luce. Perché per quella in ombra utilizziamo un rosso scuro, oppure, sfruttando quello che già abbiamo sulla wet palette, uniamo verde e rosso, gli opposti sulla ruota, per creare un colore perfetto per le ombre. A questo punto ci occupiamo di stivali e guanti, per i quali useremo prima un color ocra chiaro e poi un marrone, seguendo la traccia di ombra e luce. L'ocra potrebbe essere ostico da stendere sul grigio scuro, ma possiamo sempre fare una seconda passata dopo se necessario. Ora che abbiamo la nostra base cromatica, non ci resta che irrobustire i colori e rifinire la miniatura. Riprendiamo quindi il verde chiaro già usato e passiamo laddove ci sembra necessario. Utilizzare colori così traslucidi ci aiuta se vogliamo sfruttare al meglio la base creata ad aerografo, ma ovviamente non sarebbe un metodo pratico se usassimo una base monocromatica, magari scura. Aggiungere un pochino di avorio o bianco al mix di verde chiaro ci permetterà di ottenerne una versione più coprente, con la quale spingere ancora di più i volumi e i contrasti sulla muscolatura del corpo, che su queste miniature è ben marcata. Irrobustiamo anche la parte chiara dei guanti con l'ocra, così che risulti ancora più leggibile e tridimensionale la differenza con le zone in ombra. Lo stesso facciamo con le parti rosse. Il colore rosso, in minima parte, lo possiamo usare anche per creare una versione di incarnato in ombra, insieme a beige red, avorio e nero. Creiamo quindi una versione scura per le ombre, una chiara per le luci e una intermedia come base del viso, con la quale iniziamo a colorarlo. Per il lato in ombra e il collo utilizziamo la miscela più scura, che possiamo poi movimentare con qualche piccolo accenno più chiaro nelle aree più sporgenti.
Per i denti e poi gli occhi, consiglio di utilizzare un pennello sottile con il quale si ha dimestichezza e controllo, nel mio caso lo 00 di Greenstuff World. Utilizziamo l'avorio sia per creare dei piccoli denti sia per la sclera negli occhi, non facilissimi da raggiungere per via della maschera. Per gli accessori metallici si può scegliere di usare i colori metallizzati oppure usare una scala di grigi. Io ho optato per questa seconda perché non impazzisco per l'effetto metallizzato, ma essendo queste miniature di un gioco da tavolo avrebbe perfettamente senso utilizzarli. Con i grigi basterà creare una base chiara nelle aree di luce e una sezione scura in quelle in ombra e sfumarle poi leggermente tra di loro. Per rendere leggibili le sezioni, con il bianco e un pennello sottile creiamo dei profili da contrapporre al grigio scuro da posizionare nelle ombre. Possiamo creare delle piccole strisce di luce di forma conica per spezzare le sezioni piatte e dare più movimento. Per la fibbia della cintura assecondiamo la forma tondeggiante e dal lato della luce creiamo un cerchio chiaro da sfumare leggermente nei contorni, oltre ad un profilo sottile per definirne la forma. Anche per gli altri elementi possiamo aggiungere dettagli e rifiniture, come per il caso dei guanti, nei quali aggiungiamo avorio all'ocra, che lo rende più chiaro e coprente, per creare piccoli accenni più chiari, sempre dal lato rivolto verso la luce. Passiamo quindi al bastone, per il quale iniziamo schiarendo la parte finale con del giallo chiaro. Anche in questo caso, usato puro potrebbe essere ostico da stendere, ma unito ad una punta di verde diventa già più gestibile. Lo usiamo anche sulla prima parte del serpente, avendo cura di lavorare all'interno delle scaglie senza sporcare i recessi più scuri. Ammorbidiamo poi i contorni di queste sezioni gialle con del verde lime, in modo da uniformarle meglio alla base, e cerchiamo di ottenere infine un risultato armonioso. Nient'altro sulla figura deve essere più brillante di queste parti di bastone, che daranno un senso al forte contrasto creato sulla figura. Nella sezione centrale del serpente facciamo lo stesso lavoro ma con un verde più chiaro di quello presente sotto, rispettando sempre i recessi scuri. Così facendo ripetiamo la lavorazione, ma in accordo con i colori della zona. Infine, per staccare meglio il bastone dal corpo, scuriamo proprio la parte finale e ne approfittiamo, se lo riteniamo necessario, per enfatizzare ancora le ombre del corpo, sotto le gambe e nel lato scuro. Non ci resta che ultimare il modello con la basetta, che anche qui, come per le altre due precedenti, farò con colori brillanti in contrasto con il soggetto. Per questo uniamo giallo e rosso e creiamo due o tre mix diversi, uno più chiaro, che useremo alla fine, uno intermedio e uno più scuro, unendo anche un pochino di nero. Partiamo proprio con questo, dato che enfatizzeremo i volumi. Coloriamo tutti gli elementi con questo marrone, lasciamo asciugare e con la miscela intermedia cominciamo a colorare le radici e le rocce. Proprio ispirandomi alle ambientazioni originali e a quei colori, non sto calcolando le differenze tra gli elementi, radici, rocce, ma anche quella è una soluzione possibile. Con l'arancione ancora più acceso, inseriamo i punti luce sulle rocce più sporgenti e su alcuni punti delle radici, e una volta rifinito anche il contorno nero della basetta, otteniamo quindi la nostra versione finita di King Geese. Io spero che anche questo video vi sia stato utile come spunto per le vostre miniature di Masters of the Universe o altre simili. Io vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e fino ad allora siate creativi!